anticipazioni una vita. Teresa e Fernando conoscono il piccolo Tirso nelle puntate estive della telenovela Una vita. Faremo la conoscenza del piccolo Tirso, un orfanello che entrerà nella quotidianità di Teresa Sierra, Alejandra Mecco e Fernando Mondragon, Ander Azzurmendi. Per capire meglio come si arriverà a questo nuovo ingresso, è bene ricapitolare che cosa succederà negli episodi in onda proprio in quel periodo. Stando a quanto segnalato dalle anticipazioni, tutto avrà inizio quando Mauro San Emeterio, Gonzalo Trujillo, diventerà il nuovo commissario del quartiere di Acacias, subentrato a Ignacio del Valle. Victor Huerta, appena andato in pensione, il nostro protagonista vorrà continuare ad indagare sul conto della nemica Cayetana Sotelo Ruz, Sara Michel, e, visto che Teresa avrà lasciato perdere l'idea che l'amica possa aver finto di essere stata pazza, non se la sentirà di riprendere la relazione con la maestrina e chiederà proprio a quest'ultima di andare avanti nei preparativi del matrimonio con Fernando. In questo senso, è dunque bene ricordare che Teresa accetterà di sposare il Mondragon quando, per via di un piano studiato da Cayetana, si convincerà del fatto che Mauro l'abbia tradita con Sara Rubio Ortiz, Mara Lopez. Nei giorni antecedenti alle nozze, Teresa e Fernando continueranno comunque a dedicarsi agli affari legati al patronato della Serna e dunque inaugureranno l'ala nord del collegio, la stessa che Ursula di Centa, Montserrat Alcoverra, aveva cercato invano di non far costruire. Alcuni nuovi bimbi verranno quindi ospitati nella struttura e l'insegnante, per consentire ai piccolini di raggiungere il livello degli altri studenti, deciderà di impartire loro delle lezioni private in casa di Cayetana. Tra i minori, ovviamente, ci sarà anche Tirso, invitato a leggere alcuni passi del libro Pollicino. Il bimbo darà invece sfoggio della sua fantasia e, fingendo di la richiesta, si inventerà di sana pianta tutta la storia. La Sierra, stranita da questo comportamento, chiederà delle spiegazioni a Tirso, sottolineando di non riuscire a mettere bene a fuoco le lettere per via di alcuni problemi alla vista. Il piccolo comunicherà alla donna e a Fernando di essere orfano e proprio per questa ragione affermerà di non essere abbastanza ricco per permettersi un paio di occhiali che gli consentano di leggere senza problemi. I promessi sposi, scossi da questo racconto, penseranno così di fare un regalo al loro amichetto e, nel corso di una colazione successiva, gli faranno avere i tanto desiderati occhiali, ottenendo in cambio i suoi più sinceri ringraziamenti. A quali altri risvolti porterà questa storyline? Nell'attesa di scoprirlo, segnaliamo che per il momento bisognerà fare attenzione alle successive mosse di Cayetana, dopo aver comunicato a tutti quanti di aver recuperato la ragione, in realtà mai persa. La Dark Lady prenderà la decisione di Mauro per impedirgli di scoprire come ha davvero ottenuto l'indulto. Quando questa trama arriverà al suo massimo apice, Teresa si troverà quindi ad avere nuovamente a che fare con Tirso e, d'accordo con Fernando, si impegnerà per garantirgli, in maniera concreta, un futuro migliore. In che modo? Da non perdere, diventa fan della nostra pagina Facebook Su Una Vita. Ecco l'indirizzo, https://www.facebook.com/unavitaofficial/. Attenzione ai Telegram sul tuo smartphone? Allora iscriviti al nostro canale per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni. Ecco l'indirizzo, http://www.telegram.me/tvsoap. Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni italiane e spagnole di Una Vita sono qui, le trame delle puntate, invece, sono qui. Anticipazioni puntate italiane: Fernando Una Vita, Teresa Una Vita, Tirso Una Vita 2018, 0327 Roberto Mallò.